fatti personali qui tonnellate, prego. Prego. No, lasciamo perdere i fatti personali. Prego, consigliere. Ce ne scampi Dio, anche se non credo in Dio. Allora, la questione, forse qua meriterebbe, e lo faccio infatti, leggo qualche brano di questo DUP, giusto per ricondurci un attimino la discussione, e a favore anche del consigliere Ferrero, che ha ammesso che non l'ha neanche guardato, quindi non capisco di che cacchio sta parlando. Allora, la questione è, questo documento che cosa è? Che cosa dovrebbe essere? Un documento di programmazione. Quindi uno cosa cerca in un documento di programmazione? Che cosa? La programmazione. Ma che cos'è la programmazione? Che cos'è la programmazione? Analisi delle condizioni attuali, cercare di prevedere il futuro, definire delle azioni e quindi tradurle in azioni operative. Tutto questo in questo documento non c'è. Ci sono semplicemente le medesime cifre che sono messe nei bilanci previsionali dell'anno scorso, di 2 anni fa. Basta, punto a capo, nulla di più. Ora, è stato detto che non sono stati programmati aumenti di imposte, no? Infatti nel riepilogo delle cifre previste c'è la continuità, c'è la medesima cifra ripetuta per 3 anni, no? Ora, questo era una tabella che si leggeva normalmente nel previsionale, quindi si guardava il triennale, no? Si vedeva la previsione per i 3 anni, ma questo è un documento di programmazione, porca miseria. Cioè io qua mi aspetto di vedere, abbiamo questa situazione, ci aspettiamo questo, faremo questo e questo è il risultato. Per quanto riguarda, è stato detto che non abbiamo paura di fare chiarezza, e certo, non avete detto nulla, non c'è nulla. Che chiarezza. Somalia ha ragionato su dei numeri, no? Io ho ragionato solo su 2 aspetti, perché dei numeri ci sono, no? Esattamente come nel previsionale, no? Ma se qua ci fosse stata la tabella del bilancio previsionale dell'anno scorso, cosa cambiava? I 3 milioni forse di alienazione che sono spostati da quest'anno all'anno prossimo? Ora, Marengo dice, qua lo devo contraddire un pochettino, no? Dice no a tutto, eccetera, la politica di governo e a questo tipo di documento, ma questo documento, che è un documento, l'hanno ribadito anche tutti i consiglieri di maggioranza, no? Di programmazione, quindi di analisi, di previsione e quindi determinazione delle azioni future, se è così com'è, non è perché lo vuole la legge, perché l'abbiamo fatto così noi. Quindi non è colpa del governo se il nostro DUP è così. Non è colpa del governo. Ancora un'altra cosa. Documento programmatico, dicevamo. Ha ragione il consigliere Ferrero quando dice parlano i fatti. Non ci sono dubbi. Quello che avete fatto, di positivo, di negativo, sta lì, è stato fatto. No? Ma questo è un documento di programmazione. Di nuovo, si proietta per i prossimi 3 anni, non sta a guardare l'elenco delle cose fatte fino adesso. Prima l'assessore nella presentazione del DUP a un certo punto si è fermato sulla fase finale, no? In cui ci sono 3 punti importanti, uno di questi è la programmazione fa bisogno del personale. Il testo del DUP su questo tema fondamentale è questo: il legislatore, con norme generali o con interventi annuali, ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizione posta dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionamento
funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, rinviando i documenti già citati nella precedente. Si riportano qui di seguito i parametri delle risorse umane del Comune sviluppati in forma previsionale relativamente al triennio di competenza del presente DUP, e quindi ci sono le cifre delle previsioni di personale per i tre anni. Ma questo documento, a parte le cifre, senza spiegazione non ci dicono niente, perché come siete arrivati a quelle cifre? Con quali ragionamenti? Con quale previsioni? Avete individuato delle carenze in qualche settore? Avete invece trovato delle ridondanze in un altro settore? Prevedete degli spostamenti di settore? No, la cifra è 243, 244. Ora ditemi voi se questo è un documento di programmazione. Questo testo qua lo prendiamo, lo mettiamo in qualunque comune d'Italia e va bene uguale, è istess, è la stessa minestra. Questo qui è il lavoro dell'ufficio che ha fatto per l'amministrazione, e l'amministrazione non ci ha messo una virgola. Ma questo era un punto fondamentale, però. L'invito a il punto fondamentale. Il discorso. A me sembra abbastanza 5 chiaro. 5 minuti sono passati. Va bene, chiudo. A me sembra abbastanza chiaro la nullità del documento in sé. Io non lamento il fatto che voi non agiate bene o agiate male, non sto parlando di questo, io sto parlando che devo esaminare un documento, anzi devo votarlo, approvarlo. E che cosa approvo? La voce dell'enciclopedia Treccani? Grazie al consigliere Allasia. Allora, la parola per la replica all'assessore Fogliato. 5 minuti. Certamente, cercherò di stare dei tempi. Solo 2 annotazioni tecniche e dopodiché una considerazione generale. Le annotazioni tecniche sono: i 555.000 euro sono dati certi, in quanto come esposto sono 2 contributi non a fondo perduto, ma l'ho detto anche nella spiegazione, ormai con l'edilizia scolastica, su interventi di edilizia scolastica, in particolare in questo caso sarebbe la scuola elementare di San Michele e la scuola materna di Via Ospedale, abbiamo come fosse un mutuo a tasso zero, in quanto dobbiamo restituire il capitale e non gli interessi. Sono interventi però già aggiudicati, pertanto abbiamo la certezza e non sono certamente numeri buttati lì per caso. Sul discorso del coraggio o meno, io credo che nel momento in cui noi programmiamo e ragioniamo, cioè credo, abbiamo l'obbligo su questo ed è sensatezza più che tutto, possiamo ragionare su quello che abbiamo, le risorse che abbiamo, e quelle spalmiamo, non possiamo ragionare con risorse che non abbiamo o ipotetiche. Io ringrazio il consigliere Somaglia dell'analisi, poi ognuno può arrivare alle sue conclusioni nell'analizzare i vari missioni, i vari programmi e quello che abbiamo e intendiamo fare. È vero, noi abbiamo un ampio spazio di indebitamento perché dal calcolo, dalle normative di legge e dal calcolo ci dà la possibilità di indebitarci molto di più. Però si collega al discorso che facevo prima, vi è però deve essere una capacità di risorse che poi ci permette di restituire anche questi debiti. Pertanto noi abbiamo una posizione contraddittoria: da una parte abbiamo i numeri che ci permetterebbero di assumere mutui con un monte interessi anche di 2 milioni e rotti euro contro i 700 attuali, ma dall'altra parte abbiamo delle risorse di entrata che non ci permetterebbero di pagare quei mutui che producono quegli interessi, e pertanto pur nel ragionamento suo, ecco, che parte da un presupposto
costo ampiamente condivisibile, ma dall'altra parte non potremmo assumere quell'indebitamento perché la parte corrente non sarebbe sostenibile, oppure sarebbe sostenibile ma a scapito del venir meno di alcuni servizi di primaria importanza, o il venir meno o il venir meno di diverse agevolazioni che attualmente ci sono nei servizi a domanda individuale. L'altro tema è questo. Io credo che tutto possa, l'amministrazione crede che tutto possa essere migliorato. Io credo che anche qui, quando si parla di programmazione, ognuno di noi la intende, la giudica come a suo modo. Noi vi garantisco che soprattutto nella parte operativa vi è programmazione, vi è la declinazione di quelle che sono le basi che derivano dal programma presentato dal sindaco, richiamato, poi si può essere d'accordo o meno, ma richiamato da un intervento quando parlava della seconda riunione del Consiglio Comunale, declinato in questi 2 anni e mezzo di amministrazione. Alcune di queste progettualità sembrava doveroso di richiamare a me stesso e al Consiglio Comunale del DUP. Non è il bilancio previsionale. Il bilancio previsionale è un bilancio declinato che poi noi, non ci sarebbe neanche l'obbligo, però giustamente lo chiedevo quando ero in minoranza, è giusto che venga attuato anche quando si è all'amministrazione. Noi lo decliniamo e lo mettiamo a disposizione col PEG, cioè coi singoli capitoli e tutto, proprio per capire di più da dove arrivano le entrate e quali sono i vari capitoli, i capitoli di spesa. Quel bilancio, questo è l'aspetto che dà l'impulso al bilancio. Il bilancio dovrà essere coerente con questo. Se noi diciamo, al di là dell'obbligo di legge, che non tocchiamo la manovra fiscale, lo dicevamo già anche prima, è stato richiamato prima che fosse obbligo di legge, poi il bilancio deve essere coerente. Se noi diciamo, come abbiamo detto in questo documento, che manteniamo i servizi a domanda individuale, il bilancio altrettanto deve coerente. Se noi diciamo, come è stato detto nella parte operativa di programmazione, che l'indebitamento deve essere sostenibile, pur accettando anche nuovi modi di intendere indebitamento, perché la priorità, in questo caso parliamo di edilizia scolastica, poi il bilancio deve essere coerente. Ho portato 3 esempi, ma toccano tutti i vari aspetti. Poi ognuno, scusa, termino subito, ognuno la interpreta come vuole, ci mancherebbe. Io credo che però, pur interpretandolo in modi, ci sia rispetto sempre, vada rispettato il lavoro altrui. Da qualcuno ho colto questo, pur nella differenza dei ruoli. In altri questo non l'ho colto, mi dispiace, ma fa lo stesso, continueremo a operare per il bene della nostra città. Grazie all'assessore. Se non ci sono più richieste di intervento, si passa al signor sindaco, prego. Allora, credo che questa sera siano emerse, secondo me, una serie di elementi che sono caratterizzanti il dibattito, il confronto che c'è sulle visioni che può avere la maggioranza e quelle che può avere la minoranza. Nel secondo consiglio comunale ho presentato un programma di governo a cui ci stiamo attenendo e tutto dove possibile cerchiamo, ovviamente in un contesto che non è colpa nostra se a livello locale vede una serie di situazioni di crisi, non è colpa nostra, ma certamente vede una reazione immediata e attenta
rispetto alle situazioni che ci sono e delle risposte immediate ed attente sulle questioni della coesione sociale. Ora, le questioni di il dibattito può essere di confronto e di visione diversa, e ho fatto per tanti anni l'opposizione, so esattamente i momenti in cui si hanno impostazioni diverse, ma di lì ad avere atteggiamenti di disprezzo per il lavoro in totale difficoltà che si sta facendo in questo momento in tutti i comuni d'Italia, avere un atteggiamento capisco di entrare nelle singole situazioni e trovare degli elementi di contrapposizione e degli elementi di confronto anche duro, ma non capisco e non condivido un modo di approcciarsi di tipo qualunquistico e che mi permette di rispondere soltanto che noi almeno non abbiamo il timore di avere i frigoriferi lasciati in giro, amministriamo sapendo che se qualcuno abbandona dei frigoriferi in giro è qualcuno che è qualche somaro che se possiamo cerchiamo di correre. Vedremo qualche esempio di amministrazione e poi ci confronteremo. Tutto ci potete dire, meno che non ci mettiamo il cuore, perché dentro questa attività così complessa, così difficile, con le difficoltà che ci sono, credo che ci siano alcuni elementi importanti. Uno, di poter contare su una struttura di personale preparata, in generale molto rispondente alle esigenze del programma che stiamo sviluppando. Due, un contatto trasparente con i cittadini su tutte le problematiche. Tre, il coraggio di poter affrontare ciascun argomento, impegno, sapendo le cifre di cui possiamo disporre. E quindi, per esempio, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, devo dire che, a differenza del tonfo dello scorso anno, quest'anno fortunatamente ci stiamo avviando verso l'incasso di circa 1 milione di euro, il che significa che qualche piccolo segnale positivo da questo punto di vista c'è, e soprattutto che c'è un riscontro su cui poter pensare, anche alla luce del documento che abbiamo votato qualche tempo fa, che l'anno prossimo questa cifra venga confermata. Ecco, direi che nell'ambito del lavoro che ci aspetta, sappiamo che è un lavoro duro, un lavoro difficile, non ci fermiamo certamente, e sappiamo che il dibattito e il confronto è il sale della democrazia, accettiamo, ma non di essere così sbeffeggiati e denigrati come se fossimo dei dilettanti allo sbaraglio. La nostra è un'amministrazione consapevole, un'amministrazione che ha amministrato 5 anni con determinazione e coraggio e che sta proseguendo ad amministrare con la stessa determinazione e con lo stesso coraggio. Grazie, signor Sindaco. Sì, chi non ha ancora fatto il terzo intervento può fare la dichiarazione di voto, se non l'ha già fatta prima, ovviamente. Solo 5 minuti per la dichiarazione di voto. Quindi, se nessuno chiede più per gruppo, come vale, insomma, l'abbiamo già detto un po' di volte questa sera. Se nessuno chiede la parola, io chiudo la discussione e eventualmente solo più per dichiarazione di voto posso concedere 5 minuti per gruppo. Nessuno chiede la parola, quindi nessuno neanche. Prego, consigliere Lasia, 5 minuti.
Grazie Presidente. Allora io confermo, veramente prima di iniziare la discussione, prima di entrare in Consiglio, non sapevo esattamente se astenermi o votare contro. Direi che dopo l'andamento della discussione direi ovviamente voto contro. Si è parlato però di mancanza di rispetto che io avrei tenuto nei confronti di chi ha fatto un lavoro. Il problema però è che avrei mancato di rispetto a voi e agli uffici se non vi avessi detto che cosa penso, se non vi avessi portato la mia posizione e l'avrei magari nascosta semplicemente per salvare le forme o ragionamenti di questo tipo. Il punto è che se noi prendiamo queste benedette 80 pagine, in queste 80 pagine ce ne sono 40, no scusate, ce ne sono 60, i tre quarti, che sono un copia e incolla di definizione di leggi o definizioni da enciclopedia che si mettono lì e vanno bene in qualunque documento di qualunque comune. Mancano sempre le parti conseguenti. Io lamento questo. E se voi pensate che io manchi di rispetto a voi perché vi faccio notare quello che è un fatto indubitabile, perché se volete le leggiamo tutte queste 80 pagine, anche per chi non le ha lette e si accinge comunque a votare il documento, se diamo conto di che cosa stiamo votando, ci rendiamo conto che manca proprio tutta la parte di lavoro che per rispetto nei nostri confronti andata. Perché se voi mi dite che mi presentate al Consiglio un documento di programmazione, vuol dire che presentate un documento di programmazione. Se voi venite a dirmi, e poi non lo fate, ma se voi venite a dirmi, guarda, noi abbiamo dei limiti quest'anno non riusciamo a fare né la programmazione strategica, mettiamo delle indicazioni di tipo operativo, parzialmente perché non ci sono in tutti i punti le indicazioni di tipo operativo, allora io posso capire, possiamo ragionare in commissione, ma qui non è stato fatto questo. Qua, tra l'altro, l'ordine del giorno parla di approvazione del TUP. Io mi ricordo che in commissione all'inizio non si sapeva ancora se qua si sarebbe parlato di presa d'atto o approvazione. A maggior ragione, un documento che deve essere approvato. Approvato. Sui numeri, le discussioni che ci sono state sui numeri, anche le considerazioni a cui tra l'altro non ci sono state molte risposte sull'aumento degli accertamenti per quanto riguarda le sanzioni per la sicurezza stradale, eccetera, e le eventuali conseguenze. Tutte queste cose qua sono tutti ragionamenti che non ci sono, non ci sono. Inutile che facciamo finta di... non ci sono. Ci sono una parte di ragionamenti, una parte di elencazione delle cose fatte, ma io a un documento del genere non posso esprimere, anche se sono d'accordo su alcuni elementi di principio, un voto favorevole. Ma questa non è mancanza di rispetto, perché se voi accusate me di dirvi cosa penso di questo documento dopo averlo letto, almeno rispetterete il fatto che un consigliere l'ha letto rispetto ad altri, allo stesso modo io rivendico il fatto di essere rispettato, perché se devo votare e approvare un documento, questo documento deve essere non semplicemente la cornice di quello che si dice, non ci deve essere solo il titolo, ci deve essere il contenuto. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. Consigliere Bergesio. Sì, vorrei fare la dichiarazione di voto del mio gruppo e della maggioranza rispetto all'approvazione di questo documento. Consigliere Allasia, abbiamo capito molto bene alla terza le sue rimostranze in questo senso, ma noi rimaniamo fermamente convinti che la nostra programmazione per questa città sia evidente nei fatti e quindi non accettiamo quello che lei ci sta dicendo. La nostra programmazione è evidente e se ne stanno accorgendo in primo luogo i cittadini. Grazie. Grazie al consigliere Bergesio. Consigliere Tripodi.
Siccome non abbiamo fatto, abbiamo fatto prima l'intervento, ma non abbiamo avuto occasione di fare l'espressione di voto, io invece, noi da questa parte, diciamo che i cittadini si stanno accorgendo di alcuni fatti, ma che la maggior parte può dire tranquillamente, e quest'oggi noi che siamo qui in consiglio possiamo dirlo, non vediamo tutta questa programmazione, quindi voteremo contrariamente. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Abbiate pazienza, ma cigola, quindi fa rumore. Sembra che ogni vostro intervento si chiuda con una pernacchia. Grazie comunque. Se non ci sono più interventi, pongo in votazione il documento. Quindi prego di segnalare. Siamo 16, quindi è confermata la presenza, si può votare. Non è di ieno. Mi pare che la votazione sia chiusa. Approvato con 10 voti favorevoli e 6 voti contrari. Proposta numero 8. Regolamento per il funzionamento del centro di incontro comunale, di cui la deliberazione del Consiglio numero 24 del 19 aprile 2011, integrazioni. Parola all'assessore Fogliato. Anche qui in estrema sintesi vi sono alcune variazioni di sostanza. Che lo scudo si era spento. La variazione di forma più che tutto è dove si fa riferimento sempre, come già in uso su altri regolamenti, è stato portato all'assessorato competente, all'ufficio competente, perché possono essere per questioni che può riguardare le politiche sociali, l'assessorato alle politiche sociali, se riguarda l'aspetto dell'edilizio, di interventi nella struttura, riguarderà altri uffici, riguarderà altri miei colleghi. Perciò giustamente, come già in altri regolamenti, si è apportata questa modifica. Vi è invece una questione molto importante di sostanza. Come già in uso in altri centri anziani presenti in altri comuni, anche alla luce delle nuove normative per l'acquisto di beni, l'acquisto di servizi, per rendere più snello, perché poi qui parliamo non di cifre enormi, ma nello stesso tempo parliamo anche di evitare di sprecare del denaro. Allora, visto che come avveniva prima, ecco, qualunque cosa era di gestione diretta del comune, pertanto con le normative, le regole che riguardano gli vari affidamenti, riguardano gli acquisti che deve fare un ente pubblico, allora si è scelta la strada, a decisione della Giunta, di poter valutare la possibilità tramite una realtà terza che, in accordo e in stretta collaborazione con il Presidente e il Direttivo del Centro Anziani, avrà il compito di sopperire a questi acquisti di beni e servizi. Faccio un esempio molto banale, se vogliamo, portato anche in commissione. Nel momento in cui, come capita, si prenotano i pullman, eccetera, capita che il numero degli iscritti sia inferiore rispetto a cosa, con una gestione terza è facile cambiare e ritornare su un pullman più piccolo, evitando di spendere il costo del precedente, cosa invece che a gestione diretta del comune, questa è molto, molto più lunga e non permetterebbe a volte di arrivare in tempo. E questo è presente, questi cambiamenti, in particolare su due articoli, il 13 e il 17.
Vi è ancora un altro aspetto, ormai invaso da alcune elezioni del direttivo e del presidente avvengono ogni 2 anni, le votazioni su 2 schede distinte, sulla prima scheda chi si candida presidente, sulla seconda scheda chi si candida come membro del direttivo, anche per valorizzare il consenso che riceve chi si candida nella scheda per il direttivo. Si è ritenuto, anche su proposta della stessa assemblea e del direttivo del centro anziani, di far sì che colui o colei che riceve più voti candidandosi a membro del direttivo sarà automaticamente vicepresidente, diversamente come veniva prima, che era il presidente che sceglieva la figura del proprio vice. Grazie assessore. Sì, il mio intervento è una domanda. Mi ricordo che in gran parte della discussione nella commissione socioassistenza verteva sulla questione della possibilità di iscrizione di fuori residenze, al di fuori della cerchia dei comuni già indicati. Ho visto che questa parte è rimasta immutata, allora volevo solo, perché poi non c'è stato più nessun passaggio, quindi volevo capire quali erano stati i passaggi. Rispondo subito, corretto. Allora, ci eravamo lasciati per un lavoro anche da parte sia della Giunta che degli uffici. Ho chiesto agli uffici di fare anche una verifica sui centri d'incontro qua vicini, anche come si comportano in altri comuni. La situazione è molto variegata. Quello che però abbiamo visto è che in diversi casi vi è addirittura riserva l'accesso ai residenti. Ecco, pertanto nel nostro caso, tenuto anche la complessità di stabilire se c'è un legame o non legame con quelli che ne fanno parte, pur quest'altra persona non essendo residente nei comuni afferenti al territorio di Bra, si è ritenuto di proporre invariato questa parte del regolamento. Pertanto possono accedere al nostro centro d'incontro coloro che sono residenti a Bra e dei territori che fanno parte del distretto ASL Cuneo 2, distretto Bra dell'ASL Cuneo 2. Logicamente sono a prezzo diverso, cioè un conto è un residente, un conto è un non residente. Ecco. Grazie assessore, se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, direi che si può mettere in votazione la delibera numero 8. Quindi è uscito il consigliere Bergesio. Ci siamo, 15 su 17, va bene, possiamo votare. No, votazione chiusa, 14 favorevoli e 1 astenuto. Non è die. No, il die sire arriva adesso alla proposta numero 9. Finiamo in bellezza, per così dire. Allora, chiedo scusa, dicevo, finiamo in bellezza, per così dire. Proposta numero 9, revisione generale del regolamento comunale di pulizia mortuaria e cimiteriale. Lascio la parola all'assessore Bailo. Nel frattempo la dottoressa Masini prende posizione. Prego assessore. Grazie presidente, prendo la parola che trattengo in realtà molto brevemente, soltanto per ringraziare Costanzo Fissore, Marinella Masini e Roberta Perrotta per l'incredibile lavoro che è stato fatto, per l'intelligenza e la competenza che hanno profuso in questo
grande lavoro, che non è un lavoro di riscrittura ma è una scrittura ex novo di un regolamento che avrà un'importanza capitale nella vita della nostra comunità. Ovviamente il ringraziamento viene esteso a tutti i consiglieri che sono componenti della Commissione Polizia Mortuaria per l'attenzione e per la proprietà che hanno messo in campo in questo anno di discussione, di confronto, ben 18 sedute dal novembre dell'anno scorso sino a pochi giorni fa, un lavoro ampio, approfondito, in larghissima parte condiviso, come si è poi visto al momento del licenziamento del testo che giunge all'attenzione del Consiglio dal momento che è stato votato all'unanimità salvo due astensioni. E ovviamente fra tutti un ringraziamento particolare alla Presidente della Commissione, Mariella Ambrogio, per la competenza e per la pazienza anche che ha avuto in tutti questi mesi, e mi sembra giusto che sia lei a riassumere brevemente o quantomeno a lumeggiare alcuni dei punti più significativi di questo regolamento. Quindi se il Presidente è d'accordo darei la parola alla consigliera Mariella Ambrogio. Va bene, prego consigliera Ambrogio. Sì, grazie Presidente, grazie all'Assessore. In effetti mi associo al ringraziamento che ha fatto adesso l'Assessore a tutti quelli che hanno lavorato su questo nuovo regolamento. Il regolamento era quello precedente del 1977, ha avuto una revisione nel 1990 e poi c'erano sempre state delle appendici al regolamento, ma una revisione completa non era più stata fatta. Tra l'altro poi dal 2001 la competenza era passata alla Regione su alcune cose, quindi il regolamento è il frutto delle norme regionali applicate al nostro ministero. È stato un lavoro interessante, devo dire, perché la materia è molto ampia, quindi si sono scandagliati tutti i punti e la pazienza del qui presente Costanzo, assieme a Roberta, bravissima, alla signora Masini, ci hanno veramente esplicitato a fondo tutte le cose con il tecnico del cimitero. Insomma, io mi sono fatta una cultura, devo ammettere che il regolamento è frutto appunto di 18 commissioni, quindi abbiamo votato punto per punto tutto il regolamento, sono stati fatti alla fine già degli emendamenti che sono stati accolti, discussi, e quindi adesso diciamo che avete ricevuto tutti il regolamento nuovo. Non so, io l'ho letto, ma chi lo abbia letto, perché comunque è complesso, ecco, la norma di questa... le norme sono tante, le implicazioni sono tante, e quindi insomma c'è stato ampio dibattito, ampia discussione e un lavoro che personalmente ritengo costruttivo. Non aggiungerei altro vista l'ora, e grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, sarò anch'io brevissimo, mi unisco ai ringraziamenti sia dell'Assessore sia del Presidente. Devo aggiungere che è impossibile che i commissari non abbiano letto il nuovo regolamento, perché l'abbiamo miscelato riga per riga, quindi è impossibile non averlo letto. Devo dire che si spegne in automatico, chiedo scusa, è morta, è il De Profundis. Devo dire, per quanto mi riguarda, persistono alcuni piccoli dubbi. Uno è riguardo alla revisione delle tariffe, che abbiamo rivisto leggermente al rialzo, anche se comunque queste tariffe restano molto più basse rispetto alle città che ci sono almeno vicine. Cercare forse un accomodamento, nel senso di mantenere queste tariffe ferme visto il momento economico, proprio in virtù di quanto dissi prima, forse sarebbe stato meglio, ma non è certo questo, così come
un dubbio che mi è venuto in merito a un emendamento del consigliere all'Asia proprio riferito e riguardante alle persone indigenti e sulla possibilità di scegliere per queste persone la tipologia di sepoltura. Ho votato convintamente allora l'emendamento del consigliere all'Asia che condivido in toto. Sono piccoli dubbi però che devo dire non inficiano il giudizio più che positivo del lavoro svolto, anche perché, come ricordava l'assessore, sono 18 commissioni. Credo che questa commissione si sia più riunita nell'ultimo anno che nei 70 anni precedenti al ammesso non concesso che questa, negli altri 70 anni questa commissione esistesse. Quindi preannuncio, nonostante queste piccole perplessità, preannuncio comunque il mio voto favorevole. Grazie. Per stemperare un po' si può dire che i commissari abbiano fatto cose dell'altro mondo e hanno lavorato fino alla morte, si fa per dire. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Ma visto l'ora, e mi dispiace perché taglierò parte del mio discorso perché era molto più complesso e prendeva in considerazione appunti su molti più articoli, ma ci troviamo dopo più di 7 ore e mezza di consiglio a discutere secondo me di un argomento importantissimo e quindi diciamo per tornare a parlare di rispetto taglierò parte del mio intervento. Appunto, la revisione di questo regolamento parte da una commissione di polizia mortuaria del 22 novembre 2015. Tante commissioni sono state fatte ma erano necessarie per affrontare un argomento così complesso e delicato. Tutto quello che tocca la sfera cimitero è argomento delicato. Regolamento molto, molto delicato appunto perché il comune deve farsi garante dei deboli nei confronti dei forti. Nessuno rimarrà senza sepoltura nel comune di Bra. E queste non sono mie parole, sono le parole del sindaco in una delle prime volte che ci siamo riuniti nella spiegazione, diciamo nella presentazione di questo regolamento, parole che condividiamo a pieno. Questo regolamento prende in considerazione tanti aspetti, va a toccare tanti ambiti, quello della polizia amministrativa, ramo attività funebre, ramo polizia mortuaria cimiteriale, poi si tratta di medico legale, quindi coinvolge anche l'ASL. Sono interessati gli operatori del settore, le imprese funebri, eccetera. Quindi molti aspetti e molto complesso. Si è provveduto a rifare il regolamento e questo lo sottolineo che non è è una rivisitazione, ma il regolamento è stato rifatto completamente per adeguare le nuove normative e perché era ormai diviso in più parti. Infatti questo regolamento è la fusione di 3 vecchi regolamenti, quella della cremazione, la polizia mortuaria e cimiteriale. Qui velocemente volevo esaminare alcuni articoli, ma come ho promesso li salto completamente. Un lungo, e vado alla conclusione, all'espressione di voto. Un lavoro lungo e complesso, ma necessario, svolto secondo noi nel modo corretto. Un regolamento esaminato in modo approfondito. E di questo faccio un plauso anch'io a tutti quelli che in queste 17 innumerevoli, diciamo, la prima era stata forse solo una presa d'atto che partivamo con le comunque. In tutte queste innumerevoli, ma necessarie commissioni hanno lavorato. Qui faccio un riferimento a tutti i verbali, di conseguenza a quelle commissioni, dove come modus operandi si è deciso di votare ogni singolo articolo alla fine di ogni discussione. In quei verbali troverete da parte mia un voto di astensione. Voto di astensione durante le varie commissioni perché ritenevamo che, vista la complessità e delicatezza degli argomenti trattati, necessitassero di un approfondimento e non ci sentivamo tranquilli ad esprimere un voto ogni singolo articolo direttamente in commissione. Arriviamo oggi a esprimere però il nostro voto, che è un voto favorevole sul regolamento, perché ripeto che è stato fatto un ottimo lavoro, secondo noi,
come tutti i regolamenti così complessi, sarà possibile modificarlo, migliorarlo, ma sicuramente è stato fatto dal nostro punto di vista anche nel modus operandum un lavoro giusto, perché un regolamento così complesso non può essere che votato con serenità da ogni singolo consigliere, avendolo esaminato, leggendolo punto per punto, esaminandolo punto per punto, qui la singola parola ha un significato diverso, la singola definizione ha un significato diverso, e tocca appunto argomenti così delicati che vanno nella sfera affettiva in momenti appunto delicati della vita di persone, che questo potesse essere l'unico modo per affrontare la revisione di questo regolamento. Quindi concludo annunciando il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie. Grazie al consigliere Panero. Consigliere Elena, prego. Grazie Presidente, mi ero preparato 47 cartelle, no scherzo, non mi ero preparato 47 cartelle, ma no scherzo, era una battuta, anch'io per stemperare un attimo, visto allora, era solo veramente, era veramente per la nuova paragrafa 90. No, veramente era soltanto per effettivamente è stato fatto un lavoro molto, molto importante e volevo ringraziare veramente gli uffici, la persona del dottor Costanzo, di Roberta Parrotta, della dottoressa Masini e anche del tecnico Babadellino che ha partecipato, il tecnico che si occupa dei cimiteri, tutta la commissione, in particolare della Presidente, che effettivamente, come è stato detto dai colleghi, l'abbiamo sviscerato, cioè abbiamo letto tutti gli articoli, veramente anch'io che da un po' che mi sono fatto una cultura di una materia che effettivamente, come giustamente diceva il consigliere Panero, va a toccare le persone veramente in situazioni che sembra dire, però invece veramente sviscerando ogni articolo per articolo effettivamente veniva sempre fuori qualcosa, però l'abbiamo fatto con correttezza, sempre con veramente grazie agli uffici che hanno veramente fatto un lavoro, devo dire, molto, molto buono ed efficace. Quindi soltanto per ribadire il voto favorevole del nostro gruppo e fare ringraziamenti agli uffici e a tutta la commissione. Grazie. Grazie al consigliere Elena. Consigliere Maggiù, prego. Sì, io inizierei dicendo peccato perché era un appuntamento fisso nel mio calendario. Peccato che è finito perché era un momento di, insomma, anche di incontro con i vari consiglieri in cui si poteva discutere veramente. Possiamo trovarci un altro. Sì, diciamo che anche per me è stato un po' difficile all'inizio, ma addirittura prima che una cultura legislativa, normativa, all'inizio era proprio un cercare di comprendere alcune parole, proprio dal punto di vista grammaticale. E naturalmente lavorare così è stato importante, quindi un ringraziamento anche a tutti gli uffici che si sono impegnati in questi mesi. E naturalmente sottolineo che lavorare in maniera, insomma, aperta, in cui c'è da una parte anche il tempo di incidere, anche la possibilità di incidere sui cambiamenti, è sempre molto più bello e quindi ci fa, insomma, sentire più partecipi alla cosa pubblica. Grazie. Grazie. Il voto favorevole. Cioè. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti che sono stati già ripetuti. Volevo però fare un ringraziamento particolare, non me ne vogliano gli altri, al dottor Fissore, perché con lui praticamente non mi trovo quasi mai d'accordo, lui non si trova quasi mai d'accordo con me in sostanza, però in argomenti apparentemente freddi o poco piacevoli, mette sempre passione, intelligenza e soprattutto mette se stesso, per cui fa piacere la discussione, il contraddittorio,
e devo dire che il lavoro è stato importante, è stato un grande lavoro. Io però ho preparato 12 emendamenti che adesso vi sottopongo e che vorrei... sto scherzando. Sto scherzando. I 12 emendamenti sono quelli che ho presentato dopo la rilettura finale, molti dei quali sono stati recepiti, altri era impossibile anche tecnicamente recepirli, alcuni li ho ritirati. Devo dire che sono anch'io molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Ricordava il consigliere Marengo la questione della possibilità di scelta anche per gli indigenti, dei due tipi principali di rito funerario che il regolamento inserisce. Mi piace anche ricordare quella parte che abbiamo messo alla fine sulla possibilità di apporre segni di riconoscimento per personalità o famiglie che una volta concessionari di tombe perpetue o meno, per motivi di decadenza, oppure non mi ricordo più il termine giusto, o di revoca, vengono in sostanza sostituiti da altri nuclei familiari, quel segno può rimanere. Anch'io avevo qualche dubbio sulla questione delle tariffe, questo è il motivo dell'astensione, del mio voto di astensione in commissione. Devo dire che qui in sede di consiglio comunale voterò a favore, perché al di là dei possibili dubbi che sono dovuti non tanto al merito delle tariffe, ma alla possibilità di approfondire bene il merito le tariffe che vengono introdotte insieme al regolamento, c'è da dire che queste tariffe sono poi discusse, modificate, oggetto di discussione e modifica in base alle scelte politiche e amministrative della Giunta, per cui direi quello che importa, il cuore di quello che stiamo votando è il regolamento, e le altre modifiche, che poi ci sono dei ritocchi, alcuni significativi, altri meno, direi che la parte meno importante, e sarebbe svilire il lavoro fatto anche solo astenersi in questa sede riguardo a questo tema. Di conseguenza confermo quindi il mio voto favorevole e grazie ancora. Grazie, grazie al consigliere Allasia. Se non ci sono più interventi, io metterei in votazione. Prego, allora, prego. Prego il dottor Fissore. Allora, anche perché appunto purtroppo su 80 pagine chiaramente rileggendo, noi invece come ufficio abbiamo ancora ultime due o tre cosette, ma proprio sono questioni per dei refusi o cose del genere che vogliamo, a cui vorremmo in estremis mettere riparo. Allora, una questione è, se potete prendere un attimo, lo dico solo, a pagina 35, all'articolo 24 si parla dei trasporti funebri a carico del comune. C'è una piccola contraddizione fra quanto è previsto la lettera C, dove si dice che se segnalazione, cioè qui si parla di dove paga il comune praticamente, su segnalazione dell'autorità giudiziaria, una delle cose che deve assumersi il comune è il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie. Sono esclusi, dice, i luoghi privati, a meno che non si rientri nelle altre ipotesi di cui al presente articolo, che sono le ipotesi di indigenti o di persone per le quali vi sia disinteresse. Però c'è una piccola contraddizione che abbiamo notato nell'articolo 21, va proprio nella direzione di cui si diceva prima, che lei ha citato anche sul sindaco, cioè nel senso che all'articolo 21 si dice che
in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità interviene il comune. E allora dobbiamo aggiungere a questo articolo 24, per essere conseguenti, il fatto di dire che sono esclusi i luoghi privati, a meno che non si rientri nelle altre ipotesi di cui è il presente articolo e dal precedente articolo 21. Vuol dire che se una persona viene trovata morta in casa da sola, eccetera, e i carabinieri o l'autorità giudiziaria lo stabilisce, il comune deve andare come se capitasse sulla pubblica via. Diverso è se una persona muore in casa e dà assistenza. In questo caso non è che il comune deve andare, lo fanno i parenti oppure chi dà assistenza. Diverso ancora il caso se ci sono degli indigenti o cose del genere, allora interviene il comune. Quindi questa è la prima modifica che proporrei, diciamo, proponiamo d'ufficio, io Marinella. Poi andremmo alle tariffe, proprio perché a pagina 79 qui sono emendamenti per rotta, quindi, perché noi c'erano gli emendamenti per rotta, emendamenti qui sono. Allora a pagina 79 alla tariffa 11, che è la parte più nuova, cioè su cui ha dovuto interviene il Consiglio, perché è la prima volta che viene istituita questa tariffa, perché è notizia appunto di questi giorni che dai prossimi giorni entrerà in vigore il nuovo appalto per i servizi cimiteriali esternalizzati, per cui il Comune, dopo molti anni, tornerà lui a fare, tramite una sua ditta però a proprio carico, gli interventi di muratura delle tombe quando si fanno le sepolture. Sapete che invece per anni, a causa della carenza di personale, si era dovuto lasciare questa cosa alle imprese, che le ricaricava sulle famiglie. E allora avevamo rifatto il conto di quanto veniva e abbiamo stabilito le cifre sulla base di cosa ci ha detto anche il geometra Badellino, cioè, chiaramente. E allora c'è un piccolo refuso, nel senso che vi ricordate che abbiamo aggiunto, per rendere più semplice la tariffa, avevamo aggiunto alle cifre proposte dal geometra Berrino quel diritto generale di 35 euro che è, diciamo, per le attività d'ufficio. E allora le cifre lì indicate sono tutte giuste, le prime tre, anche l'ultima, semplicemente ci eravamo dimenticati di cambiare, ma eliminare quelle due sottocifre che erano una somma una dell'altra, che tanto è inutile vedere di che cosa si tratta, per quando si tratta di fare la doppia muratura, cioè una tomba che richiede addirittura la muratura longitudinale e frontale. E quindi la cifra di 357,67 rimane, semplicemente perché alle due cifre precedenti si somma la cifra di 35 euro di diritti, come per le altre due. Allora, per coerenza, dobbiamo cancellare quelle due cifre. Al punto 9, la signora Perrotta mi ha giustamente detto che quando si fa un'entrata e un'uscita dal cimitero, non per cremazione, perché c'era la famixata questione sui diritti, quindi c'è questa nota 18 per cui chi viene cremato e fa parte dei precedenti comuni, eccetera, e viene da altri comuni da fuori, non pagherà il famoso diritto di entrata e di uscita, che, insomma, adesso non sto a tediarvi su questo. L'unica cosa, ci ha detto giustamente Roberta, ci dice quando facciamo un'entrata e un'uscita da e per comune con corteo, cioè quando si fa il funerale a Brai, poi si va a seppellire altrove, giustamente suggerisce di mettere cerimonia religiosa o civile, perché ormai è sempre più presente il fatto. Ultima cosa, e poi vi lascio, alla tariffa 22, anche qua la signora Perrotta giustamente mi chiede di correggere diritto per trasporto dal luogo del decesso, qui c'è descritto Imbra a caso a struttura del commiato, no, cioè il problema è che sia che capiti a Bra, sia che capiti se adesso specialmente con anche le nuove strutture del commiato che ci sono e ci saranno, eccetera, può darsi spesso che capiti che una salma venga da fuori comune a fare il funerale a Bra o il rosario, qualcosa. E allora questo diritto di 57 euro che ricorre ed è fisso, è ogni volta che c'è un feretro, un cadavere, qualcosa che passa sul nostro territorio, per
per legge è possibile inserire, noi come tutti i comuni inseriamo un diritto di 57 euro, quindi sarebbe stato un'ineguaglianza assurda dire che quelli che sono di Bra devono pagare 57 euro per uscire, mentre quelli che vengono da fuori Bra no. Quindi allora la questione del decesso in Bra non c'entra, quindi togliamola per ora in Bra. Altre cose non penso ci sarà qualche punto virgola o concordanza, boh, scusate, e grazie ancora a tutti anche per i ringraziamenti. Noi ringraziamo voi perché veramente ci avete dato ascolto e ci avete fatto lavorare in maniera, diciamo, approfondita ma proficua. Grazie. Grazie dottor Fissore. Signora Lasia, prego. Annullato. Recepiamo quindi, se siamo d'accordo tutti, queste modifiche proposte dal dottor Fissore e votiamo l'intero regolamento così come risulta modificato da queste ultimissime riflessioni. Se non ci sono più interventi, allora io pongo in votazione la delibera numero 9. Senza. Dovremmo essere 16, giusto? Sì? Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, approvata all'unanimità. Bene, consiglio chiuso, grazie a tutti, buonanotte.